Inizia nella giornata di oggi anche in Abruzzo la distribuzione delle prime dosi del nuovo vaccino anti-Covid della Pfizer nella formulazione bivalente. Le somministrazioni partiranno la prossima settimana secondo le modalità organizzative definite dalle singole ASL, lo comunica il Dipartimento Sanità della Regione. Complessivamente saranno recapitate nella nostra regione oltre 100.000 dosi ripartite nei centri di stoccaggio ospedalieri delle ASL. Come di consueto, ciascuna ASL procederà autonomamente all'organizzazione della campagna vaccinale, fornendo indicazioni agli utenti sui rispettivi siti aziendali. Ma qual è la priorità per chi voglia vaccinarsi e in cosa consiste questo vaccino? L'abbiamo chiesto alla dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico dell'unità operativa complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara. È un vaccino adattato, quindi un vaccino che è stato riprogrammato sulle nuove varianti circolanti, in questo caso sulla variante Omicron sotto variante BA1. Questo perché? Perché è necessario, nonostante la efficacia comprovata dei vaccini precedenti, è necessario rendere la risposta immunitaria più mirata e precisa sulle varianti circolanti. Per quanto riguarda la cosiddetta Centaurus, che è particolarmente infettiva, il vaccino ha qualche potere? Sì, c'è una dichiarazione dell'SDC e dell'EMA, i quali hanno dichiarato che questo nuovo vaccino sottovariante BA1 è comunque efficace anche sulla sottovariante Centaurus. Qual è la priorità? La priorità si mantiene come in precedenza per gli over 60 che non ancora hanno ricevuto la seconda dose booster, per le categorie fragili per patologia, così come elencate dalla circolare ministeriale, quindi determinate cardiopatie, neuropatie, diabete o altre malattie che compromettono la risposta immunitaria, e donne in gravidanza, operatori sanitari, tutti quelli che insomma hanno necessità di essere protetti. E a tutti gli over 12, indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzata per il completamento del ciclo primario. Ci sarà possibilità di altre dosi di altri vaccini o no? Questo non è prevedibile, perché non è prevedibile la evoluzione delle varianti. Quindi è importante entrare nell'ottica che conviveremo con il SARS-CoV-2 e quindi con ogni probabilità continueremo a rivaccinarci con vaccini diversi e probabilmente ad intervalli diversi. È possibile la vaccinazione annuale, ipotizzabile come quella antinfluenzale? Ipotizzabile, sì, è ipotizzabile. Il vaccino bivalente non verrà utilizzato come eventuale quinta dose per gli over 60 e i fragili che hanno già fatto il secondo richiamo con il vecchio vaccino da oltre 3 mesi. Inoltre è stato sottolineato il ruolo importante che avranno i medici di famiglia, sia per il vaccino nuovo anti-Covid che per quello annuale antinfluenzale.